Ok, ci siamo. Perfetto, siamo Ciao pronti. Matti, vai. Ok, ciao Claudio, come stai? Ciao Matti. Innanzitutto, prima magari di iniziare proprio con l'intervista, volevo chiederti proprio come stavi, visto che sei uno dei ragazzi che comunque è rimasto negli States, diciamo, in tutto questo periodo, anche nonostante il virus e la situazione che ci sta, diciamo, accadendo a noi. Quindi come stai e come anche gli americani magari stanno vivendo questo tipo di esperienza, magari ci puoi dare una tua idea. No, sì, qua diciamo che la situazione è un po' dove sono io è un po' più tranquilla, nel senso che non sono in una grande città, Myrtle Beach comunque sulla costa, e diciamo che qua la situazione sta un po' a te, nel senso ti lasciano uscire, non c'è bisogno, non ci sono restrizioni, non c'è bisogno di firmare foglio, nulla come a casa per uscire, molto diciamo state uscire, se vuoi uscire puoi uscire. E anche se la situazione in posti come Washington, New York, poi abbiamo visto che ha fatto più morti che in qualsiasi altro Certo, paese, però quindi quarantena comunque come in Italia, diciamo, è un no, po' no, soft come sì, situazione. diciamo che comunque tanta gente non esce perché comunque ha capito diciamo che qua la gente ha capito un po' più in ritardo quanto il problema fosse grave Esatto. e però comunque adesso stanno prendendo i giusti provvedimenti e la gente inizia a stare a casa, però diciamo che sta un po' a te decidere, non è come in Italia che sono tutti forzati in casa. Certo. Quindi, come ho detto precedentemente, questo è un progetto dove cercheremo di capire un po' di più, diciamo, dei nostri ragazzi che sono negli States. E quindi ogni intervista avrà un topic, principale. Quindi, per esempio, oggi, per quanto riguarda Claudio, parleremo principalmente del suo passaggio dalla Lega NAIA alla Lega NCAA Division 1, o come la chiamiamo noi, NCAA Divisione 1. Quindi, ovviamente, prima magari di parlare di questo trasferimento che tu hai fatto dopo il secondo anno, magari ci puoi parlare un po' di più di te, quindi del tuo background, sia da un punto di vista calcistico che magari proprio scolastico, quindi quello che tu hai fatto prima di partire per gli States nel 2017, esatto. Sì, allora io come a livello calcistico ho sempre giocato nelle giovanili del Genoa fino alla primavera, e poi come scuola ho frequentato il liceo linguistico dell'Edda a Genova, che è un liceo linguistico normalissimo, e poi come hai detto te nel 2017 diciamo che la mia situazione era un po' indeciso su cosa fare perché volevo continuare a livello professionistico il calcio, però allo stesso tempo non volevo smettere di studiare. E grazie comunque a voci, amici, a Dejan, che è l'owner di USA College Sport, sono entrato in contatto con questa agenzia, con voi, e ho capito che era l'unico modo per continuare a studiare a alto livello, però allo stesso tempo continuare a giocare ad alto livello e cercare poi di andare pro dopo la laurea. Certo. Tu comunque hai cominciato il processo molto prima di partire, perché spiegami ai ragazzi che comunque è un processo molto lungo, che tante volte può anche servire un anno per quanto riguarda sia il cercare la scuola, ma anche tutte le cose burocratiche che comunque ci sono. Quindi tu sei partito nell'estate del 2017 e ci puoi dire, diciamo, perché tu hai deciso di andare in America? Qual è stata la cosa che ti ha spinto di più ad intraprendere questo tipo di esperienza? Come ho detto prima, sicuramente la possibilità che ti dà l'America, che probabilmente in questo momento nel mondo nessun altro posto ti dà, che è quella di giocare e studiare allo stesso tempo senza dover abbandonare o l'una o l'altra, perché comunque il livello qua delle scuole è altissimo e il calcio comunque è ad un buon livello e soprattutto negli ultimi anni sta crescendo, quindi penso sia un po' quella il motivo per La cui cosa che ha spinto, no? la Esatto. cosa che mi ha fatto decidere di lasciare l'Italia e venire qua in America. Ovviamente, ragazzi, se avete domande potete commentare sia su Instagram che su Facebook e noi cercheremo di rispondere nel miglior modo possibile, sia io che Claudio. Quindi, allora, tu sei proprio partito nell'estate del 2017 e sei andato alla Graham University in Iowa, dove
dove c'ero anch'io, e quindi ci puoi parlare un po' delle prime impressioni che hai avuto, no? Delle prime emozioni, magari visto posto nuovo, città nuova, cultura nuova, tutto nuovo, insomma, quindi è stato anche un nuovo inizio, appunto. Come ce lo puoi descrivere? No, sicuramente è stato uno shock in maniera positiva perché è un ambiente un po' diverso da come ti puoi, come hai sempre immaginato magari un ambiente universitario perché è proprio una, è come dire una cittadina, una città dove tu vivi a 24 ore su 7 giorni la vita con altri ragazzi della tua età che condividono le stesse esperienze, quindi nel senso tutti vanno in classe, poi tutti si vanno a allenare, tutti vanno a mangiare in mensa, è proprio un'attività diversa, però è stato veramente. Penso che fino ad oggi non ho ancora trovato un motivo per cui dire non sarei dovuto partire. E poi, soprattutto, come hai detto te, la mia prima esperienza era Grandview University, che era comunque a Des Moines, in Iowa, che è comunque una città, è una città che in futuro ha un grande sviluppo, Grandi quindi prospettive. in grande prospettiva, e l'università comunque è NIA, che poi se vuoi spiegheremo anche come la differenza e tutto. A livello NIA era una delle migliori, quindi mi sono trovato in un ambiente dove tutto era già studiato e stabilito per darci la miglior possibilità per realizzare, comunque realizzarci sia nella scuola che nel calcio, quindi. Esatto. Una domanda che magari ci fanno quasi tutti i ragazzi, ovviamente perché comunque giocano a calcio da quando sono piccoli, quindi ci chiedono: ma com'è il livello in America? Tu che comunque hai anche partecipato comunque Primavera, sei stato anche nel giro della prima squadra, comunque sei stato con buoni giocatori, come lo descriveresti il livello in America e soprattutto magari NIA in questo caso, NAIA, che è la prima scuola in cui sei andato, insomma? Allora, io sempre dico che comunque il livello qua ogni giorno migliora sempre perché comunque la gente sta sempre più, è sempre più interessata nel calcio, cosa che non esisteva prima. Quindi un sacco di gente si trasferisce come ho fatto io, soprattutto NIA, che poi vabbè, noi la chiamiamo NAIA, però il vero nome è NIA, però comunque per chiunque voglia trasferirsi lì, Per gli abituato italiani magari no. abituatevi a chiamarla NIA perché se dite NAIA non vi capisce nessuno. E, no, il livello comunque è alto perché tanti ragazzi, come ho fatto io, arrivano da squadre da tutto il mondo professionisti. Quindi, per farvi un esempio, io ho finito con il Genoa, mi sono trasferito lì, ho incontrato un sacco di gente che magari veniva, ho giocato con gente che veniva dalla Spagna o dalla Francia o dall'Inghilterra, che magari hanno dei background dove hanno giocato, ho giocato con gente che ha giocato nel Manchester City, nel Villarreal, così, e poi come me magari hanno visto questa possibilità di continuare a studiare, comunque a giocare a buon livello e si sono Certo, trasferiti in America. me quindi sei stato fortunato anche sotto questo punto di vista. No, assolutamente, assolutamente. Quindi, poi un'altra domanda che magari ci fanno spesso è che comunque noi vediamo tanti film, no? Dove si può vedere un po' la vita collegiale e tanti ci dicono: ma è realmente così? Quindi, come lo descriveresti anche l'ambiente collegiale con tutti i dormitori, magari se è come i film o comunque quello che tu hai vissuto? No, assolutamente. Sicuramente prima di partire ti fai tutti dei film in testa, però devo Esatto. dire che è molto simile, cioè nel senso nei dormitori dei college, che poi si chiamano dorms, vivi praticamente, come ho detto prima, 24 ore con altri studenti, quindi alla sera, senza nasconderci troppo, nel senso poi interagire con chiunque vuoi, Certo. vedi gente che va da una camera all'altra, comunque, come ho detto prima, è un posto che secondo me non si può paragonare a nessun altro posto nel mondo, perché alla fine questo tipo di strutture non ce l'ha ancora nessuno, ma poi anche come vita nel college, comunque, immaginatevi di vivere in una città dove esistono solo gente della vostra età.
comunque ci sono tante tra lezioni, allenamenti, mangiare insieme, tante cose che succedono che non succederebbero in nessun altro paese, probabilmente. Esatto, quindi ci chiedono se tu dovessi paragonare proprio NAIA, quindi NAIA, ad un campionato italiano, come lo descriveresti? Allora, probabilmente io ho sempre detto una serie D primavera mischiata, nel senso che non incontrerai comunque come potresti incontrare in una serie D il centrale di difesa di 35 anni che ti morde sulle caviglie, però comunque sono tutta gente che va dai 18-19 anni fino a 23 magari, che però tutti i ragazzi che hanno un'ambizione di andare a giocare professioniste e sanno che questi sono gli ultimi anni che hanno la possibilità, quindi il livello, sì, direi tra una primavera e una serie D. Esatto. Quindi tu sei stato alla Grandview per un anno e mezzo, esatto, quindi sei partito Giusto. nell'estate del 2017 e poi hai deciso di cambiare scuola. Io mi ricordo perché ero con te, era ottobre 2018, esatto. Quindi Sì. tu hai deciso di cambiare scuola. Ci puoi, diciamo, dire magari il perché e come anche funziona da un punto di vista burocratico quando un ragazzo vuole cambiare scuola, insomma. Allora, sicuramente quando arrivi in America hai un po' più capisci un po' di più come tutto il sistema funziona Esatto. e quindi comunque ti interessi anche a vedere un po' altre squadre, altri posti. Per me era anche una cosa che ho sempre avuto questo desiderio di andare un po' in giro, viaggiare, vedere posti diversi. E secondo me dico sempre che dipende da persona a persona, perché ci sono persone che preferiscono stare 4 anni in un posto, perché per loro quello è il miglior ambiente per realizzarsi e per fare connessioni, cosa che condivido perché assolutamente è la verità. E altre come me che comunque avevo voglia proprio di spostarmi, viaggiare, vedere posti nuovi. E a livello burocratico, è un passaggio anche quello non lungo come andare in America, perché comunque non si può paragonare, però Però molto, diciamo, da un punto di vista burocratico, sì. avviene attraverso, naturalmente il tuo coach della scuola in cui giochi, e bisogna avere il suo permesso attraverso questo foglio che si chiama Release. Praticamente tu informi il tuo coach che vorresti cambiare scuola o comunque ha questa intenzione di spostarti o provare nuove esperienze, e lui a quel punto poi dà il consenso, praticamente ti dà il consenso di parlare con altri allenatori che altrimenti senza questo foglio chiamato Release di nuovo sarebbe illegale, perché tu non puoi parlare con altre scuole senza avere questo permesso del tuo allenatore, quindi questo primo passaggio è fondamentale. E poi inizi a parlare con altre scuole, altri allenatori attraverso email, FaceTime, videochiamate. Naturalmente devi mandare i tuoi voti fino a quel punto, magari i tuoi video mentre giochi a calcio. E poi decideranno gli allenatori di continuare a contattarti e a quel punto poi, se interessati, farti un'offerta e poi sta a te un po' decidere cosa Sì, fare. quindi comunque USA College Sport ti ha aiutato anche in questo processo, quindi nel cambiamento di scuola proprio, nel cambio di scuola. E quindi tu sei partito subito dopo Natale, mi ricordo, quindi Sì. era gennaio, e ti sei trasferito alla Coastal Carolina University in Division One. E quindi proprio un altro cambio è stato, no? Come un nuovo iniziare. E quali sono state le tue sensazioni, visto che comunque ti sei trasferito in una scuola molto più grande, comunque come location, come posto era completamente diverso, quindi come ti sei sentito, diciamo? No, sì, assolutamente. Per riprendere la tua prima parte del discorso, USA College Sport ha aiutato assolutamente, perché comunque, ripeto, era solo un anno e mezzo che ero lì e quindi non mi ero mai trasferito, comunque non avevo mai pensato di farlo, e quindi assolutamente loro mi hanno guidato attraverso ogni passaggio. E
Diciamo che quando sono arrivato qua, avevo visto online o comunque sentito voci, gente che parlasse di Coastal Carolina, però comunque solo una volta che arrivi ti rendi veramente conto di quello che è. E per parlare un po' delle differenze, come mi hai chiesto te, diciamo che ci sono pro e contro per ogni divisione, nel senso. NIA o NAIA, come la chiamiamo noi, ha dei vantaggi che NCA non ha. Per esempio, Coastal Carolina University, paragonata a Grandview University, una scuola NAIA, dove ero prima, ha 15.000 studenti, mi sembra, intorno a quella cifra lì. Quindi è proprio una vita diversa, nel senso, in un ambiente NAIA. I vantaggi sono che hai molte più possibilità comunque di interagire con quanto riguarda l'ambiente scolastico, sei molto più, diciamo, la gente comunque conosci molta più gente e soprattutto non vedi gente nuova ogni giorno, quindi nel Esatto, senso perché è un hai ambiente molto. più piccolo comunque. È un ambiente più piccolo e ha molta più possibilità di entrare in contatto con persone che magari dove sono ora, Coastal Carolina, un NCAA One, è diverso perché comunque io per dirti ancora, dopo un anno e mezzo che sono qua, esco e quando vado a lezione comunque vedo gente che magari non avevo visto in un anno e mezzo. Quindi è un ambiente molto diverso che però comunque è una scuola più grande, le differenze maggiori sono magari il budget a livello economico. La scuola sostanzialmente ha più soldi, quindi ha più strutture, però allo stesso tempo, come ho detto prima, ci sono pro e contro in tutte e due le scuole. Sì, esatto, perché ci sono magari tanti ragazzi che preferiscono magari un ambiente più ristretto, come Assolutamente. una grande, e magari tanti altri che invece vogliono conoscere persone nuove tutti i giorni e quindi hanno bisogno di un ambiente più grande. Comunque ci sono i pro e i contro sia NIA che NCAA. Per quanto riguarda invece gli allenamenti e quindi il livello del calcio in NCAA, visto che tu hai comunque anche sei andato a fare le finali quest'anno, quindi avevate comunque una squadra molto forte. Sì, assolutamente. A livello del calcio, non voglio dire troppo diverso perché direi una bugia, nel senso che ho giocato con gente in NIA che sicuramente potrebbe giocare in NCAA senza problemi, perché come ho detto prima, gente che ha giocato magari in Europa in squadre professionistiche o comunque nelle giovanili di squadre professionistiche, sicuramente può giocare in NCAA senza problemi. Diciamo che le differenze sono che a livello mediatico l'NCAA è un po' più grande, nel senso che è un po' più seguita, perché, come ripeto, le scuole avendo un budget più grande comunque hanno più connessioni magari con i media e a livello, diciamo, fisico magari sono tutti molto, diciamo, ben messi, anche se devo dire che in generale in America, anche in NAIA, gli americani sono molto focalizzati sull'aspetto fisico, stare in palestra, cosa che magari a casa non facciamo molto spesso, come ho iniziato a fare qua in America, è molto più basato sulla palla a casa che diciamo a livello di palestra, ecco, forse in NCAA rispetto a NAIA, quella è un po' più la differenza a livello fisico e la preparazione. Sì, esatto. E poi magari proprio da un punto di vista di livello, quindi di qualità dei giocatori, ci sono tantissimi giocatori NIA che potrebbero giocare NCAA e viceversa. Comunque, io mi ricordo che il secondo anno noi alla Grandview University abbiamo affrontato proprio una squadra di Division 1, che era Drake University, che comunque al tempo era una delle squadre migliori e è stata una partita super alla pari. Quindi questo per dimostrare anche che Assolutamente. non è detto che le scuole di NIA abbiano comunque delle squadre meno forti rispetto a NCAA. Magari ecco, sono scuole più grandi, ma da un punto di vista calcistico non è detto che tutte le scuole di NCAA Division 1 e 2 abbiano squadre più forti di NIA.
Poi comunque una cosa curiosa che ci chiedono è che magari hanno visto anche le tue storie e hanno visto che tutti gli spostamenti erano con l'aereo, quindi ci parli un po' anche come siete trattati da questo punto di vista, no? No, assolutamente. Qua diciamo che rispetto a casa in Europa le strutture sono molto più organizzate per quanto mi riguarda, anche perché dovuto comunque alla situazione economica attuale in America si possono permettere sicuramente più spese. Siamo trattati molto bene, nel senso che solitamente ogni trasferta che probabilmente prende più di 4 ore di pullman decidono di farla in aereo, quindi. Per esempio, all'inizio dell'anno siamo spostati tantissimo in aereo e non voglio dire che comunque sono stato più in hotel che in camera mia qua in Coastal Carolina, però tante volte succede che ritrovi in hotel per 3 o 4 giorni, proprio come fa magari una squadra professionistica, perché magari il coach vuole partire 2 giorni prima con l'aereo per abituarsi al clima là, fare un allenamento prima. E poi giocare la partita e ripartire, quindi di solito 3 o 4 giorni Certo, mi prende sempre. perché comunque le partite sono anche molto ravvicinate, no? Quindi ci puoi dire anche come funziona il campionato, no? Visto che si svolge da agosto fino a dicembre, quindi magari come sono strutturate le partite e come è il campionato proprio. Sì, diciamo la preparazione, di solito il coach ti chiede di arrivare per la pre-season, che alla fine sarebbe la preparazione estiva, di solito a fine luglio. L'anno scorso mi ricordo che mi sembra il 25 luglio, e la preparazione dura fino a quasi fine agosto, quando inizia a avere le prime partite. E come hai detto te, le partite sono molto ravvicinate, ci sono settimane dove tu giochi al martedì e poi giochi, e quindi hai magari poi al sabato, quindi hai 3 giorni per prepararti per la prossima partita, e a volte le partite magari sono tutte e due away, cioè nel senso tutte e due in trasferta, Fuori quindi casa, magari, sì. esatto, che è capitato anche a noi la scorsa stagione, magari devi fare 20 ore di aereo in una settimana, perché magari tra andata e ritorno ci vogliono 5 ore per arrivare, 5 ore per tornare, quindi c'è anche gente molto preparata a farlo, quindi anche tutto il discorso di recovery, di Certo, preparazione infatti. muscolare. Proprio una domanda che ci stanno ponendo adesso è che tipo di allenamenti ci sono quando proprio ci sono queste partite molto ravvicinate, quindi magari 2 o 3 volte a settimana, come funziona, diciamo, se c'è una recovery session, quindi magari dopo la partita si fa solamente palestra o comunque come siete abituati? No, sì, allora praticamente dipende un po' se siamo in albergo o se siamo a casa, perché se hai due comunque partite nella stessa settimana e siamo a casa, cioè in università da noi, abbiamo a disposizione palestra, campo, piscine, tutti i posti dove possiamo fare recovery, e abbiamo assegnati praticamente di solito a gruppi, magari uno o due allenatori, dove ci fanno fare a livello di palestra, magari senza usare pesi, cosa che invece siamo abituati a fare quando non abbiamo partite, per comunque tenere il muscolo comunque preparato dopo 2 o 3 giorni a ripartire, perché comunque non vuoi che si fermi o comunque si metta a riposo se devi giocare dopo 2 o 3 giorni. E se siamo in albergo invece, via, di solito c'è sempre, diciamo, un risveglio muscolare al mattino per tenere, come ho detto, sempre il muscolo, i muscoli e comunque la mente preparata, e poi durante il giorno di solito camminate o comunque all'aria aperta e tutte queste cose qua. Esatto, poi ci chiedono, ma il campionato dura solo 5 mesi? Quindi ci puoi spiegare un attimo come è strutturato e poi anche magari cosa si fa quando si torna dalle vacanze di Natale e quindi nel secondo semestre chiamata Spring? Sì, allora, ci sono 2 semestri, praticamente la fall che è come ho spiegato, da agosto, e la spring, come hai detto te, da gennaio. E per ogni sport dipende. Il calcio in America è sempre nella fall, quindi da agosto fino a dicembre. E in questi 5 mesi c'è tutto il campionato, dove tu praticamente inizi a fare partite di conference, che sono praticamente quelle nel tuo campionato, il tuo campionato con le squadre del tuo campionato, e poi partite di ranking, che invece sono partite che sono di solito quelle dove tu prendi, come dicevo prima, l'aereo e viaggi di più, perché sono partite
che giochi contro università di tutto il paese solo per Esatto, per la il ranking classifica nazionale. nazionale. Esatto. E questo campionato, poi, come ho detto prima, arriva a fine a novembre, dove tu praticamente, se hai vinto la tua conference o hai vinto il torneo della conference, perché poi praticamente sarebbero i playoff, oppure nel ranking nazionale, come abbiamo detto prima, sei di solito i top 35-30. Passano al prossimo turno, poi da novembre in poi ci sono i Nationals, che praticamente sarebbero le fasi finali per poi Sarebbero le decidere finali, chi è esatto. campione. Sì. Proprio per tornare a parlare delle trasferte, visto che abbiamo una domanda, ci chiedono quali sono le differenze fra le trasferte magari di una scuola Naia e una di una scuola NCAA. Allora, io posso parlare comunque del mio vissuto Esatto, proprio della tua esperienza, certo. Con Naia, diciamo che le trasferte sono un po' più, magari hai trasferte come puoi avere l'NCAA, però di solito non fai uso di aereo o cose così, perché comunque non sei richiesto di andare magari a giocare dall'altra parte del paese, perché il ranking nazionale non lo richiede, solo per quello, non perché le Certo, perché sono meno scuole. importanti, ok, è No, solamente per certo, un fatto no, no. di distanza, ovviamente. Non è a livello, non c'entra a livello di importanza, ma è solo una questione di trasferimento per arrivare appunto all'altra università. Di solito NIA sono trasferte di pullman, come facciamo molto, come fanno tutti in Italia, e comunque NCAA dipende, come ho detto prima, dal ranking. Per esempio, siamo dovuti andare a giocare noi contro l'università di Portland, che è dall'altra, sulla West Coast, e quindi a quel punto lì devi prendere un aereo, perché sennò sarebbe troppo lunga. Però, ripeto, non è a livello di importanza, ma solo di distanza. Esatto, quindi comunque l'anno prossimo finalmente ti laureerai alla Coastal Carolina University e hai già dei, diciamo, dei programmi, certo, speriamo, dei programmi dopo la laurea o comunque cosa hai intenzione di fare, se hai già dei progetti magari. No, sì, allora, come se tutto va bene, come hai detto te, l'anno prossimo mi devo laureare alla Coastal Carolina, e con ancora un anno da giocare, comunque una stagione ancora da giocare, Esatto. e sicuramente l'obiettivo è quello di cercare di fare il meglio in questa stagione, e poi eventualmente da gennaio, perché poi è quando lì iniziano le stagioni professionistiche, cercare di firmare un contratto comunque a livello professionistica, sia con la USL o MLS, e poi, se no, l'alternativa è sicuramente usare questa laurea, che, ripeto, a livello mondiale è una delle migliori, e probabilmente iniziare a fare qualche internship o lavorare con qualche azienda, può essere Certo, sia in qualche America o stage, qualche certo. stage in Europa, per poi arrivare anche per iniziare, diciamo, una carriera lavorativa. Esatto. Chiudiamo un attimo questa intervista, magari con un consiglio, no? Che puoi dare ai ragazzi che comunque vogliono partire a breve o comunque tanti ragazzi che magari si trovano già negli States, ma comunque sono ancora un po' indecisi o comunque hanno dei dubbi. Quindi magari un consiglio da parte tua che sei quasi, diciamo, al termine di questo percorso, quindi cosa ti sentiresti di dire, insomma? Allora, sicuramente, come ho ripetuto prima, non c'è stato un giorno comunque che mi sono guardato e ho detto non sarei dovuto partire. Quindi, nel senso, a prescindere, la consiglio a tutti: se avete questa possibilità di partire, è un'esperienza che comunque non capita a tutti, ma anzi capita a pochi, e ti dà comunque, a livello personale, mi ha cambiato molto, perché comunque ti rendi conto di quanto sia grande il mondo, e quante connessioni comunque potresti essere capace di fare solo trasferirti in America, in qualsiasi città. E a livello di scuola, così, sicuramente io la raccomando, perché non una
una laurea comunque americana sicuramente può dare tante possibilità che magari una laurea italiana non può dare, e comunque a livello calcistico le porte sono definite molto aperte per Sono sempre chiunque aperte. abbia Esatto. l'aspirazione di giocare a livello professionistico. Certo. Quindi, Claudio, io ti ringrazio per il tempo che ci Grazie hai dedicato a voi. per questa intervista e comunque ti auguro il meglio per il futuro. Noi ci vediamo giovedì alle 18 con un nuovo studente atleta che comunque scoprirete nei prossimi giorni. Quindi, Claudio, grazie ancora e in bocca al Grazie a lupo voi. per tutto. Crepi, grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao, ciao ragazzi.